Piccioli belligeranti buongiorno e bentornati dal vostro dittator Lorenz oggi iniziamo come rivelato dal sondaggio la nuova avventura eh, scelta proprio da voi ieri ragazzi per chi se lo fosse perso nella sezione eh, community del nostro canale youtube abbiamo fatto un sondaggio nella quale abbiamo messo di fronte alla cicciulanza 4 o 5 opzioni in base insomma ai commenti che ho ricevuto negli scorsi video su quella che potrebbe essere la campagna eh, o il gioco da portare e devo dire che sono rimasto anche abbastanza sorpreso perché avete votato quasi mille persone e il risultato è stato abbastanza marcato perché il 45% di voi ha scelto di far morire il Dictator nuovamente su ROM 2 Divide Timpera con Alessandro Magno, la campagna... Quella dedicata. Buongiorno Cicciuli, buongiorno, mister Nerobit. Buongiorno Astora, caro. Ciao Cactus arrabbiato Giovanni 97, il Magrotovic. Sì! Il Magrotovic Games. Ciao Domenico, Ale Brunelli, carissimo. Buonasera, Giuse. Ciao Umberto. Samut Samutura, ciao caro, come stai? Una vita che non ti si vede. <ride> allora, allora. Oggi andiamo a farci la campagna Alexander, ovviamente in difficoltà leggendaria, una campagna che noi avevamo portato eh, tempo fa, ehm, quando ancora questa, diciamo, non è neanche una Summon, è proprio una parte integrante di Dividete Impera, era in versione beta. E non era finita bene, nel senso che quanto siamo durati 3-4 live e che cosa è successo in queste 3-4 live? È morto Efestione, è morto Patroclo, è morto Seleuc, sono morti tutti i diadochi, pure Efestione. Quindi cerchiamo di fare meglio questa volta. Buongiorno, Tora. Ciao, Cristian. Il nano di testa! Il tuffo! Sì! Ah, ragazzi, ieri sera, e, e, e lo sa bene, può testimoniare l'Ale Brunelli perché era dei nostri, no? Ieri sera ehm, ha seguito la partita con noi, ha visto proprio le live reaction, è stato... Vabbè, comunque. Allora, difficoltà leggendaria... Alexander, cultura greca. Noi abbiamo il Greek Pride che efestione interpreta in modo differente. Lo sappiamo benissimo, per lui il pride è un'altra cosa, ma vabbè. Più 10% di, murà, di murale di murale. No va, va a dipingere. Di morale durante le battaglie contro i persiani e marching orders. Più 10% di movimento per tutte le armate sono due bonus pazzeschi questi sono due bonus che dal punto di vista tattico militare uh, sono importantissimi. Quali sono invece le altre caratteristiche? Noi siamo assimilatori, quindi c'è una diminuzione uh, della penalità mh, data dalla presenza di culture straniere uh, sull'ordine pubblico e abbiamo anche il Thessalian Pride, quindi charge bonus for all cavalry units incrementato. Uh, e vabbè, è Enemy... Penalità contro i persiani, ma vabbè, c'è nel senso, questo è, è dovuto. Partiamo nel 335. Il 335 dovrebbe essere successivo alla morte di Filippo, quindi credo nel periodo delle guerre per l'assestamento della zona della Tracia. Uh, forse a cavallo con la rivolta delle città elleniche, però diciamo, ecco la situazione. È quella lì. Quali sono le nostre obietti gli obiettivi di campagna? Egitto, Bactria, Maca, Macedonia, Mesopotamia, Tracia. Ovviamente andremo per la vittoria militare perché è quella che ha conseguito Alessandro. E vediamo se riusciamo a far schiattare prima i festioni di Alessandro, cioè. cioè, no, scusate, il contrario. Se, no, ma non può morire Alessandro, quindi non, cioè, dovrà assistere e deprimersi per la morte di Efestio O forse no, non lo sappiamo! Andiamo! Buongiorno, Pavor! Ciao Sasha! Ciao Tricky. Dopo questa si potrebbe fare una bella campagna con i regni successori. Calma e sangue freddo. Ieri sera, ragazzi, va da sé. Non sono andato in live sulla piattaforma Viola perché è un ottavo di finale di Champions. Dopo anni che lo aspetti, te lo vuoi anche vedere? No, all'inizio avevo pensato, vabbè, andiamo in live e guardo la partita. Nel mentre no, perché sennò poi dopo non avrei giocato. Avrei giocato male, avrei fatto qualche cavolata. Mi sarei fatto inchiappettare da, 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 uh, no, dai Festione. <ride> dai parti, probabilmente che già ci stavano invadendo. Ma comunque, allora signori. Allora, 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 guardalo qua, il persiano a Babilonia, il persiano a Babilonia e poi abbiamo, a, eh sì, la rivolta dei traci, esatto, è come, come vi avevo detto, abbiamo, abbiamo azzeccato il periodo, 335 a.C. e siamo in inverno, ciao Dux Italicus! Greek Pride, my lord! Allora, allora, iniziamo a vedere che cosa controlliamo. Già iniziamo con due province contese, perché Macedonia è contesa con l'Epiro, che è il nostro alleato militare, e poi a sud la provincia dell'Ellas è contesa. Tra Creta, Sparta e noi che eh, abbiamo occupato Atene. Abbiamo un esercito solo che suppongo sia quello di Alessandro. Alessandro e lui è, Aless è il Basileus Alessandro <ride> e, mh, vediamo un po' il nostro albero genealogico Olimpia Vedova di Filippo. Re di Macedone è andato, cioè, guardalo già qua: Efestione che è lì pronto per essere adottato. <ride> Il nostro Alessandro parte eh, in questa mod all'età di 19 anni. Eh, non sposato: Alessandro si sposò tre volte nella sua vita, comunque, non con Efestione. Comunque, eh, abbiamo un sacco di fratelli, fratellastri, sorelle, sorellastre perché c'è Cleopatra. Uh, Tessalonica, Cirene e Arrideus. Ok, allora, quali sono i parti um, avversari della nostra fazione? Noi abbiamo i Somatopilaches e la Macedonia Nobility. Dei Somatopilaches, allora, Ristonio, Demetrio, Ptolomeo, Balacros, Lysimachus peyton e arribas che è il capo fazione mentre invece per quanto concerne la nobiltà macedone abbiamo parmenione lui claudio antipatro per dica cassandro e filotas mm, spicy allora 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 lo dici tu questi Dick? cosa vuol dire lo dico io Cerca un sugar. Cerca il Sugar Dead. Dice. Ma è coetaneo. Cioè, oddio. A parte il fatto che um, non so se lo sapete, ma un piccolo aneddoto su Alessandro, no? A parte il fatto che aveva un, aveva un sacco di malattie congenite. Aveva un occhio di un colore e l'altro di un altro. Era un po' tipo David Bowie, no? Um, si tingeva i capelli con lo, dello zafferano, insomma, schifezze varie. E era uno di quelli ai quali la barba cresceva a chiazze, aveva pochissima barba. Tant'è, si dice, eh, poi io non ero lì, non lo posso sapere, che obbligò i suoi generali e i suoi dignitari, comunque diciamo la sua cerchia affidata, a farsi la barba. E voi direte, vabbè, che c'è di male? E nell'antica Grecia farsi la barba non era mica una consuetudine, cioè era consuetudine portarla la barba e quindi lui per non sfigurare, visto che poi peraltro, allora, era un po' inclinato, nel senso che non era eretto, era inclinato, aveva il collo da un lato, non c'aveva la barba, gli piaceva, non si può dire e festione e costrinse tutti gli altri a sbarbarsi per non sfigurare. Detto questo, chiudiamo la parentesi. E festione, non posso rispondere a questa domanda Allora, 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 dunque, accantoniamo un attimo il nostro uh, albero genealogico e andiamo a vedere un attimino come è messa la nostra economia. Abbiamo un income bassissimo, 791,3 di cibo. Or dunque, allora, noi partiamo con la rissa e pella. Alla rissa abbiamo un villaggio con i war wars. questo è interessante per svariati motivi allora in primis in primis i war ci fanno guadagnare dei soldi ma soprattutto ci consentono di costruire e andiamo a farlo subito le war horse pasture che sono i campi di allevamento i pascoli fondamentalmente per i cavalli la cosa interessante di questo edificio è che nella sua prima colonna, quindi quella dei Courses Trainer e il Master Horse Trainer, ci dà dei bonus alla cavalleria devastanti. Perché l'ultimo Tile, ragazzi, ci dà già il rango 3 al reclutamento e aumenta del 12.5% il Cavalry Charge Bonus dopo, dopo lo stesso. E questo è importante. Ovviamente, se noi andiamo per la prima, rinunciamo a quelli che sono i bonus commerciali ed economici. Quindi non dobbiamo rinunciare per quanto riguarda il 4 a 1250 di income, ma onestamente il 12.5% di cava recharge, secondo me, non ha prezzo. Quindi, andiamo subito a fare questo. Poi direi, allora scendiamo a vedere Atene allora, Atene ha il porto unico del Pireo e se sì. voglia, io infatti anch'io da, da, da giovane ho provato a tingermi i capelli con lo zafferano e probabilmente anche i fiori di zucca, robe del genere, che si usavano quei colori lì per tingersi i capelli. Non oso immaginare che schifo poi. Do. Ci ho provato anch'io e sono rimasti attaccati e niente. Uh, è andata male. Atene. Atene qua abbiamo già un acquedotto sotterraneo che ci dà ordine pubblico. Io andrei a fare l'anfiteatro, assolutamente. Andrei a fare la fontana, perché adesso l'ordine pubblico qua, con tutto conteso, sarà difficile da gestire non impossibile perché comunque sono contesi con altre civiltà elleniche, eh, soprattutto l'Epiro, ma anche Sparta e, mh, e Creta. Quindi non abbiamo fortunatamente uh, un tempio di un'altra religione che ci spredda la sua religione fasulla. Ciao Ianarius, una stampella su cui poggiarsi nei momenti del bisogno. Non si di Ciao, caffè Cappuccino. Brando, devi fare il bravo perché ti rinchiudo con Efestione. Te lo dico, ti rinchiudo in una stanza con Efestione. Allora, allora eh, torniamo un attimo a Pella. Io voglio vedere noi che cosa abbiamo. Noi partiamo con due cavallerie dei compagni e lo squadrone sacro che è il generale da 200 di cavalleria più un Ippestessalian due Aghiraspidi che sono gli scudi d'argento due calcaspidi allora gli Aghiraspidi ragazzi Arghiraspidi io li chiamerò Aghiraspidi perché la prima R non mi viene non sono picchieri sono lancieri. Questo, questo lo dobbiamo tenere a mente, anche se anche loro combattono in un sintagma da 256 unità, però non fanno il muro di picche. Attenzione a questa cosa, i Cialcaspiti invece sono picchieri veri e propri. 2-2, poi abbiamo un Oplita Teniese, un Agrarian Axmen, quindi sono fanterie corpo a corpo, i Sarissa Foroi, cavalleria leggera da carica. Gli paspisti, portatori di scudo anche questi, versione light, fondamentalmente, degli Agriani e due mercenari che sono un cretese e un cretino, no, e un uh, fromboliere di rodi, hmm, non male. Come siamo messi noi a livello diplomatico? Noi siamo alleati militari dell'Epiro e siamo già in guerra con la tracia. C'è che controlla, mi sa, tutta la regione omonima. Adesso io non vedo la città quella che sta qua sopra. Ma Naisos Filippi Antea. Allora, noi ci ritroviamo già in guerra. Vediamo se, al netto di tutto, noi siamo già in grado di fare. Con questo, non possiamo farci niente. Con Sparta, per esempio, siamo. Let us seek Iniziamo a recuperare. Mi dai la defensive Allora, facciamo il non aggression. Non voglio correre il rischio che questi mi attacchino da dietro. Creta non la conosciamo neanche. Allora, senti una cosa. Gli Ardiei. Anche se in realtà. Non vorrei dirvi una fesseria, ma Alessandro ci andò in guerra contro i triballi o forse i dalmati. Cioè. Meno 15 solo di cultura all'avverso. Ma sai che forse <sussurra> ce la dà. MEGINS! Idle purpose, and all will be well. A sure thrust strikes home, after all. Facciamoci il trade agreement. Allora, abbiamo beccato anche i da orsi. Allora, famo così. No, il tiro per noi servirà tantissimo. Anche se eh, mi vedrete giocare molto di più i giavellotti che il tiro dalla distanza in questo in questo caso almeno per il momento perché in realtà noi non abbiamo la possibilità di reclutare uh, tiro d'elite cioè noi abbiamo gli psiloi sono arcieri convenzionali però per quanto riguarda uh, i giavellottisti noi ne abbiamo e ne abbiamo anche di buoni quindi tutto sommato Male non fa, il vero problema è che le picche costano un occhio della testa e noi abbiamo un income che fa schifo, mio signore. Allora, anche qui io direi: facciamo l'anfiteatro, cerchiamo di appare subito, questi sono da 6. Uh, devo fare il fishing port, devo fare il fishing port. Buttiamo su anche Atene. e direi con gli ultimi 1500, con gli ultimi 1500 noi possiamo reclutare Quanto costano? 2002 2002. Noi abbiamo per caso qualcosa di opiqua? Cultural Conversion. Questa, sicuramente dovremmo reclutarla poi dopo per la Tracia. Allora, Simone Alessandro Magno, se non erro, è andato in guerra con la Tracia e poche altre zone dei Balcani, per poi specializzarsi nella creazione del suo Impero pseudo. Ma in realtà, guarda che qua ha combattuto tantissimo. Pensa che ha, ha combattuto anche contro i gli... Geti, eh. Um... Che poi dopo non abbia, non abbia conquistato, però ha combattuto, è arrivato a combattere anche in questa zona qua con i triballi. Non so, con i dalmati, in tutta onestà, ma comunque ci ha combattute. Come allora, ehm, io proverei a spostarmi qua a nord. Sai, proverei a spostarmi qua a nord. Possiamo reclutare qualcosa noi? Noi potremmo prendere il secondo Agriano con le asce. Per quanto riguarda la ricerca, noi dobbiamo andare assolutamente in logistics. Assolutamente. E passiamo il nostro turno. Tricchi cosa chiede? Alessandro si espanse solo verso Oriente d'Egitto, ma non è andato ad Occidente. Anche perché, eh, sapete come gli ellenici di questo periodo vedevano il mondo? Sappiamo, ad Ovest, le colonne d'Ercole, lì finiva il mondo, no? Cioè, esisteva l'Italia, esistevano le coste, esisteva il Nord Africa, e poi finiva tutto quanto diciamo nella zona della, della Bactria, no? dove poi dopo Alessandro è arrivato. Ma per loro tutto questo era circondato da oceano, cioè non esisteva oltre, non c'era la, la, la possibilità di sapere che esistesse che ne so la Germania per dire la Scandinavia, no, finiva tutto lì. Era una bolla d'acqua dove al suo centro c'era per l'appunto il bacino del Mediterraneo che si stendeva da Gibilterra fino uh, agli Altopiani iraniani. Noi abbiamo passato il turno, secondo turno loro hanno quattro città. Questo significa che l'IA potrebbe avere sicuramente un esercito, ce l'ha e probabilmente sta iniziando a reclutare il secondo. Attacchiamo una Isos. E dobbiamo, dobbiamo giocarla, eh. Dobbiamo giocarla perché non possiamo rischiare troppo. Escono in campo aperto. Aia. Fastidio. Fastidio, fastidio, fastidio. Ho anche una mappaccia questa. Tra l'altro, e loro sono lì in alto. Dobbiamo farli scendere. Allora, allora, allora. Iniziamo. Iniziamo a vedere le unità innanzitutto. Ma oh, famo una cosa. Mamma che belli. Guardate che belli che sono. Fighissimi. Poi cos'è che abbiamo da vedere? Abbiamo da vedere i Cialcaspidi. Questi erano degli scudi già un pochino più colorati. Uh, fammi vedere Festione C'è Festione Buonanotte Alessandro Dov'è Alessandro? Alessandro Eccolo Guardalo Guardalo Alessandro co Con i due ciuffetti del piacere cioè, Raga 200 cavallerie Sto giocando a ultra come grandezza delle unità eh, Quindi il massimo che puoi avere su, su Day Con 58 di bonus di carica non ti dico che ti portano ad avere un'efficacia come le cavallerie di Attila, ma siamo lì, eh. Allora, noi cerchiamo in qualche modo di metterci da questo lato, perché nella fase preliminare noi dobbiamo cercare di far scendere dall'altopiano quei bastardelli. Allora, mettiamo pure per tre. Perché, se mi restano sull'altopiano con, con tutta la roba che hanno, è un disastro, eh? Greetings, my lord. Preparava l'invasione dell'Arabia? Questo non lo sapevo. Non mi ricordo di questa cosa. Esatto, rendiamola, rendiamola un, un qualcosa di, uh, di, 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 di. di costruttivo. Se avete delle tips su Alessandro, scrivetele in chat così. No, la mappa non è la Gran Campaign, la mappa è proprio quella di Alexander. Fermatevi qua, vediamo se riusciamo a farli scendere. Porca puttana, no! Ma roga, si è beccato una sventagliata. Pff, bel problema questo, eh. Uh, bel problema perché allora, se loro sono piazzati così, questi non scendono mica. Dobbiamo andare a prenderli da dietro. Eh, il vero problema degli Agi Raspides è che sono lentissimi. Sono di un lento... Guardate dietro. Veloce a liberare questi tiratori. Ok, portiamo dietro Alessandro, al volo cercare di prendere meno gente possibile. I rioi sono fortissimi, eh. 70-175 Reggono un sacco. Sti giavellottisti di merda. Ah, noi abbiamo già gli Unity che dà il bonus al morale. Questa è tanta roba, eh. Questa è tanta roba. Basta tirare voi. Abbiamo perso tanto, avremmo perso occhio e croce tra i 300 e i 600 uomini. Secondo me, più 300 invece, 84. Non abbiamo persi pochissimi. Ottimo, ottimo. Allora, ragazzi, io non voglio fare uh, lo stesso errore. Che abbiamo uh, fatto cioè errore, non lo so perché poi c'è stato l'aggiornamento con l'ultima patch della Divide Timpera. E io non vorrei che avessero toccato qualcosa con gli schiavi, quindi io, nel dubbio, stermino insediamenti e i, e i prigionieri li libero. però, gli insediamenti li rado al suolo tutti quanti, li rado al suolo tutti quanti. Uh, allora, mettimi in coda questo, mettimi in coda questo senza, senza chissà che, noi adesso, volevo controllare innanzitutto la fedeltà di sta gente, com'è ripartita, scusami un attimo qua la... Noi siamo Arged... Sì. Argine. che controllano Atene, la Macedonia Nobility non ha terre. Ok. Uh, possiamo adottare Festione che vuole lo Sugar Daddy? Adottiamo Festione. Festione 726. Reclutiamo Festione. Dove sei Festione? Cassandro Efestione, eccolo qua. Ovviamente Ieraile. E vai con Efestione. Eh, beh, l'idea è quella, eh. allora, noi come primo obiettivo. Che cosa abbiamo noi? Sedare la rivolta in tracia. Questo ci darebbe 10.000 sono tanti soldi, eh. Noi dobbiamo controllare tutta la provincia di tracia. Quindi Odessa Odessa agli schiavi, mm l'ultima volta gli schiavi mi hanno fatto un po' girare i coglioni io ve lo dico io ve lo dico uh, 188 ok far sposare Alessandro al momento non è una priorità non è una priorità anche perché questa campagna io voglio provarla a giocare in un modo diverso rispetto alle altre che abbiamo visto fino adesso. Sapete che io solitamente cancello la nobiltà rivale, non recluto... Gente. Invece no, qua i, i diadochi li voglio usare. E il problema qual è? Che i diadochi sono membri di altre famiglie. Quindi dovremmo gestire anche il discorso relativo, relativo al... Um, aspetta che adesso qua, per, questi qua per sepoli sicuro c'hanno l'esercito allora Efestaus fai una bella cosa tu chi puoi reclutare qua? Nessuno perché non abbiamo soldi. Allora torna vicino a Naissos. Però tiriamo fuori Alessandro. Questi qua ci arrivano in un turno. Questi in un turno non arrivano. Se non arrivano in un turno. L'ideale sarebbe che ci attaccassero loro in città. Però è anche vero che corriamo il rischio che un'armata attacchi Naissos e l'altra ammazzi Efestione. E noi non vogliamo la morte di Efestione, se no mi deprime ancora di più. Cosa possiamo reclutare qua? Un Tureos. Va bene. Recruit altureos. Perché ho reclutato i festione? Perché è una cavalleria da 200 che possiamo usare. Allora, vediamo se abbiamo scoperto altre fazioni. Abbiamo scoperto gli scordisci. Gli scordisci, gli scordisci. Molto bene. Molto bene. No, dammi i soldi. Diciamo il nome dei nostri popoli. Con i daci, non credo. Infatti, no, sono di una cultura avversa. Allora, vediamo innanzitutto se i da orsi ci danno il trade agreement. Molto bene. I nostri ancestri sarebbero lieti se una delle vostre coizioni fosse accettata. E si erano bravi. Il loro nome Ok. Allora Sparta, 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 Sparta. Si vogliono il Military Access. But you should consider your position carefully before you answer, I offer this now because the gods wish it. I may not make. Lavoriamoci, lavoriamoci, lavoriamoci. Ok, però miglioriamo le relazioni avendo trattati, eh. Imboscata. Abbiamo pochi uomini e lenti, soprattutto per un'imboscata. Allora, noi abbiamo recuperato 2000, eh. Noi abbiamo recuperato 2000, possiamo prendere dei Tini Ronfai Foroi. Che però ci costano troppo, 2000 è fuori discussione. Allora, senti una cosa: butta giù questo e vai a farmi subito la silver mine, adesso che abbiamo i soldi. Poi allora. 500 costa far sposare sta gente, no. Possiamo già segnare degli ancillari noi. Questo mi abbassa il morale. E Festione, c'hai già qualcosa? Questo che abbassa il morale direi di no. Cambia qualcosa nel roster delle altre fazioni? Rispetto alla Gran Campagna, dici? Uh, beh, la, rispetto alla Gran Campagna ci sono fazioni che. <coughs> non ci sono. Cioè, la, la Persia, in questa mod, ha un roster che è decisamente. Cioè, in, in questa campagna ha un roster che è decisamente più espanso rispetto alla Persia Satrapia Seleucide del Ciula. Il discorso qual è? Il discorso è che io devo stare attento a dove sono loro. Loro sono sempre lì, ma questa c'ha 14. Noi li, dobbiamo, noi li dobbiamo cavare fuori. Qui abbiamo un 60% di possibilità di imboscata. Questo potrebbe ritirarsi. Allora meno 2 di Upkeep. Prendiamocelo subito. Devono venire via da Filippopolis. Ok, questo gliel'abbiamo preso. Questo qua gliel'abbiamo preso. Giochiamola, sterminiamoli. <coughs> Le gioco perché avendo sterminato la popolazione, adesso noi il replenishment. Qui lo faremo lentamente per i primi turni. Eh. Ciao, Tanato, Bucefalo. Eh, sia. Allora, quello che mi fa più paura per l'esercito macedone, raga, sia adesso che in futuro è il tiro. Questi qua non hanno tiro, quindi direi. O forse c'hanno qualcosina, ma una roba, roba ridicola. Ready ready. 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 Ok, cavalleria tutta da un lato, combattiamo sure. proprio. in maniera alessandrina. Ok tiro lo teniamo dietro tu chi cacchio sei tu fammi a rinforzare quel lato qua aspetta che devo angolare giusto. È arrivato Festione. È arrivato Festione. No, devo risolvere prima la rivolta dei traci. È perché parto in guerra con la trace. Ho come obiettivo conquistare prima tutta la trace. Questi sono dei pezzoi. Finiscono malissimo, mio signore. Vai a festione. One of our units has used all its ammunition. Ready. We await your command. Knights ready. Guardalo Efestione, guardalo lui! Boom! Sarebbe brutto dire nel... Eh, con lui è meglio, è meglio stare attenti. Seconda carica, Efestione, staccati per amor di Dio che ti inchiappetta da dietro. So che potrebbe piacerti, ma non mi sembra il caso. Prendimi questi, bravo Festione. Basta tirare che sta caricando Alessandro. Fammi il cuneo volante Perfetto Tu vai a prendere questi Tu continua a sgozzare lì Ottimo Avremmo perso boh, 50 uomini Sì beh il flying wedge Adesso direi che non ti serve cioè, Guardate che cuneo che fanno poi Con 200, 200 cavalieri le ultime dalla Scozia, no? Che cosa è successo in Scozia? Aggiornami un po', Tanato, per favore. Cosa ha fatto la Scozia? La Scozia è piena di scozzesi, mio signore. Vai festione. Pre cattura gli ultimi. Generale morto. Questo dovrebbe essere uno stackwight, eh? Esatto, guarda come arriva da dietro. Ok, vittoria decisiva, molto bene, abbiamo perso 69 uomini, va benissimo. Quali sono le fazioni migliori in vanilla per qualità di tiro? Le fazioni migliori per la cavalleria? E eh, dipende se tu mi parli di valore assoluto o di rapporto cost effect perché se vogliamo fare un rapporto cost effect allora il parametro che tendo a, a tenere sempre presente è quello del competitivo quindi 11.700 fondi uh, a 11.700 ti direi anche se costano tanto frombolieri di rodi e arcieri siriani. Ok. Perché il siriano e non il cretese? Perché il siriano, a differenza del cretese, ha più armatura. Uh, per quanto riguarda la cavalleria, da carica, da tiro, perché da carica. Se parliamo d'elite. Quella delle che è buona, quelle delle Eastern è buona. Mentre invece sui 700-800 di costo da carica Tessalian Cavalry è, è, è una delle migliori. Così come la K2 è una delle migliori nel corpo a corpo a 800 di costo. Noi li liberiamo e ci prendiamo 500. Abbiamo skillato Alessandro. Molto bene caro, molto bene, molto bene, molto bene fai una bella cosa vai a spiare questi sono comunque tanti allora facciamo lo stesso trucco noi prendiamo Alexander Chosen, più 2% damage bonus per le Hellenic Units e un 3% di morale per le stesse, bene cos'è questo scrigno? Hellenic Supporters meno 5 per l'upkeep, meno 5 per le... vabbè, oh, top, sono solo bonus cioè. poi più 3% di carica contro i persiani direi che ce lo prendiamo subito, instant mentre invece per le skill... Allora, per le skill dobbiamo prenderci il Military Logistician per un discorso di sconto. E poi andrei senza pensarci sullo skill Tacticians per andare a sbloccare quello che è il Night Commander. Uh, non possiamo correre il rischio. Noi lasciamo sempre il nostro efestione lì a fare da esca, ok? No. Vediamo se ci fa da esca l'efestione. E noi, con 1.650, andiamo a reclutare 4-5 di weed, 6 di weed, supporto, 2-3. Farei un Ronfai for di supporto, con Ronfai. Ciao Carlo, grazie. Ciao Green. Perse. Ui. Oh cazzo. Che rischio che abbiamo corso. No, a parte che c'era Naissos che bloccava. Ok. Che cosa hanno loro? Quattro Euzonoi. Poco tiro buona. Peltasti della media trachioi e pilektoi e oh, La madonna. Sono fortissimi questi peltasti. Peltasti nobili, infatti. E poi hanno tureos Shock Cavalry che è buona. sono pure 120. Ok, allora. Io direi che potremmo provare a committare, eh. Potremmo provare a committare. E Festione, vieni qua con me. Cazzo, non mi entra Festione. Sono un coglione. Sono un coglione, non entrate Festione. Festione, devi venire al bordo. Stupido essere. Numericamente a livello di fanteria loro ne hanno di più. Secondo te la Scozia avrà mai l'indipendenza? Allora, per l'Inghilterra, cioè per la Gran Bretagna sarebbe un disastro. Perché? lasciando perdere il discorso economico, no? ma proprio per un discorso strategico. Se tu vivi su un'isola, ok? Il primo issue che tu devi avere è proprio quello di controllare l'isola, di non avere stati che non sono tuoi subject o comunque, ehm, diciamo, sotto il tuo diretto controllo su quell'isola. Capisci? quindi la vedo dura. Mm, poi l'Inghilterra è il primo partner europeo degli Stati Uniti. Secondo me no. Non la vedo molto dura. Allora, tornando a noi, è Festione arriva Festione sempre da dietro arriva, chissà come mai, chissà come mai. E questa non sarà facile come quella di prima. Qua avremo sicuramente delle perdite. Um, allora. Centro le picche. Poi. Mettiamo qui questo plita. Questo plita leggero lo mettiamo da questo lato. Andiamo subito a rinforzare con queste asce ai lati. Ok. Tu mi fai una protezione fondamentalmente dalle cavallerie, non mi serve di altro, per questi due Tresham Warrior che saranno quelli che tenteranno di flancare per poi caricare da dietro con la Ronfire. Ora tiro dalla distanza, gruppo 3. Voi statemi qua dietro insieme ai Pelta, ai Pelta, ai Pelta, ai Pelta, sono questi qua, ok? Ok, coi Pelta. Mm, io direi che abbiamo fatto tutto. Ci mancano le cavallerie. Sto giro però non partiamo con le cavallerie a lato, partiamo con le cavallerie dietro. Perché voglio aspettare festione. Voglio capire se loro si sentono confident e ci attaccano. No, ci aspettano. Ok. Questo potrebbe essere buona come cosa. Camminare e Festhaus, vieni qua. Sì, però guarda che il concetto di Home Rule dei britannici Troppo spesso si tende a vedere l'Inghilterra come uno Stato in decadenza, ed è vero, a livello, a livello economico non, non si è più ripresa dalla seconda guerra mondiale, uh, ma quando si tratta di, 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 di mantenere ciò che è loro, sai, un conto è rinunciare alle, non lo so, ai, alle varie isolette, ai vari paradisi fiscali come parti del Commonwealth un conto è rinunciare ad uno stato come la scozia ecco la vedo molto dura allora facciamo uno slide quest'altura qua mi dà molto fastidio Allora, prendiamo il tiro dalla distanza. Slide ancora di qua, fate una corsetta. Ok, basta correre perché siete un po' rincoglioniti voi, eh. Portano il generale sulla destra generale che è a cavallo. Attenzione agli Aristoi, eh, perché la cavalleria corpo a corpo dei Traci è fortissima. Postiamo parte della cavalleria sulla destra, raga. Caspita, Carlo, mi spiace. Dai, spaviamo polipi per far sentire meglio il Carlo. Dopo facciamo anche un rito. Che rito facciamo? Il, 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 dobbiamo trovare un nuovo rito un, rito. un rito ellenico dobbiamo fare. Dobbiamo fare un rito ellenico. Venite indietro, venite indietro, venite indietro, venite indietro. Ok. Tirate, tirate i peltasti. Hanno un sacco di armatura, dobbiamo no, buttarli giù per il tasti perché se no quelli ci decimano le picche. range hanno quelli ok dai che gli abbiamo buttato giù il bonus armatura dai che gli abbiamo buttato giù il bonus armatura inizia a tirare a questi traci Questi qua li facciamo finire i frombolelli belli. Dai, dai, dai che glieli ammazziamo. Ma questi ancora... Che sono sotto tiro. No, non range giusto. Ma non range giusto. Ci sta. Ha rotto il cazzo a tirarmi questi, eh. Vai sui tracchioi. Portami dietro una cavalleria che se mi caricano i tiratori sacrifico la cavalleria leggera. No, perché? Tu hai finito le munizioni, ok? torno indietro. Oh raga, questi tracchioi pilectoi qua sono, sono molto forti. Eh. Guardate che hanno un sacco di armatura. Stanno prendendo tiro da un quarto d'ora e non sono morti. E non sono morti. Tira gli ultimi a loro. Questi qua sono logori. 87 sono logori. Uh, loro le lance le hanno lì. Ok. Allora noi dobbiamo iniziare a imbastire.

Prenditi una sventagliata di giavello No nah, però me la nientano No vai dietro Preso il generale. Preso il generale. Staccati e vai a prendere questo. Il generale è riuscito a scappare. È riuscito a scappare. Vai, Festione, fai sentire la presenza. Una delle nostre unità ha usato tutto il suo amiciclo. Bene 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 bene. Beh, ha fatto pochi danni perché gli abbiamo. Come si dice? Non gli abbiamo permesso di caricare. Quello, uh, I tracci, ragazzi. Se gli bloccate il bonus di carica nel corpo a corpo, alla lunga vanno giù. Eh. No, continua, continua. Prendetegli più roba possibile. Prendetegli più roba possibile. Questione. Vai a fare la gangbang insieme ad Alessandro. Ok. Bene, ottima questa. Ottima, ottima, ottima. 500 perdite e niente, eh. Noi li abbiamo. Forse non sta quaipato l'eserno. No, sta quaipato no? Il generale si è salvato. Anch'io sono andato in Scozia per un mese con un campo estivo lì ho conosciuto una decina di ragazzi scozzesi. E quando gli chiesi cosa ne pensano della Scozia indipendente, mi hanno detto che non gli interessa niente. Allora, rilasciamo e prendiamo mille passa. Tu adesso, Efestaus, vieni qua.

Ottimo. Radia al suolo tutto. E Festione. Vai a ammazzare questo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok, allora, importante. Noi potremmo esploitare la meccanica degli schiavi nella provincia di Tracia perché qua gli schiavi sono risorsa quindi già a odessa escono degli schiavi addestrati cosa cambia tra gli schiavi addestrati e gli schiavi quali normali che quelli addestrati vanno in declino molto più lentamente e causano molti meno problemi quando ne possiedi ok quindi noi potremmo a questo punto fare due agora ok Anteia ha risorse. Anteia non ha risorse. Uh, quindi potremmo tenere: uno per il coso degli schiavi. Uno per fare l'anfiteatro. E questo qua. O facciamo Don Cosciotto. No, 10 di ordine pubblico. No, è troppo. Facciamo. E però vedi il tempio in città mi gira un po' le palle. Vabbè, buttali sul tempio per adesso. Buttagli sul tempio. Ok, 470 ordine pubblico. Qua ne perdiamo 4, ma adesso viene pronta tutta la schiera. Stessa cosa a te. Allora, Atene sta una meraviglia. Atene sta una meraviglia. Noi abbiamo un sacco di skin da assegnare, sia De Festione. E Festione. Ti prendi gli stessi bonus. Del tuo signore padrone. Paro paro. Questo è. No, questo è Brad Pitt in troy. <ride> Andiamo a bruciargli, Andiamo la, a bruciargli, casa. bruciargli la casa! Ah. casa. E ci sta sempre il furore Olore di, di Laga in città! E anche tu mi lasci subito il Night Commander, caro Efest House. Poi Efest House, vieni qua vicino al tuo amato. Allora, qui possiamo... Strategos Spears. Ti prendi il bonus al tiro e ti prendi il bonus ai Formidable Spearman. Bene, inizi a prenderti il Knight Commander e ti vieni a prendere anche... Eh, noi dobbiamo stare attenti qua perché allora... noi abbiamo bisogno di bonus al tiro. Il quartermaster è forte perché ci dà più ammunition. Il problema è che noi abbiamo liberi 6 slot Dobbiamo lasciare indietro Il conscriptor Eh però il conscriptor ti fa fare Replenishment subito A chi non diamo il bonus Eh, Non diamo il bonus Alle Alle mili Non diamo il bonus alle mili E puntiamo tutto Su tiro e cavalleria oppure non diamo i bonus all'esperienza cosa dite? beh allora questo devo prenderlo noi abbiamo 5 slot E io, sia il military conscriptor, che il quartermaster li devo prendere. Allora, per adesso mi fa comodo il military conscriptor. Voi intanto pensateci. Voi intanto pensateci. Noi possiamo passare il turno. Fammi vedere la diplo, l'epiro. Che cos'è? Militare? È un alleato militare. Sì. Allora io direi... C'è Sparta, c'è Sparta che potrebbe diventare un alleato difensivo, ma non vuole sta stronza. Non vuole la stronza. Questa qua mi sa che prima o poi si ribella. <coughs> Ehi, la Madonna, sono arrivati tutti i messaggi in un botto. Um... I persiani hanno unità sgravi o sono... No, no, sono forti. Io vi dico soltanto che quando provai questa campagna appena era stata rilasciata in beta eh, schiattai malissimo, cioè mi, ap mi, mi aprirono proprio malissimo, quindi okay, qua abbiamo portato a zero, guardate con le costruzioni adesso siamo arrivati a 3000 di income, è già un bel dire 3000 di income. Noi iniziamo ad esploitare la class population, perché questa nel lungo termine ci fa comodo. <coughs> Tra l'altro, uh, <coughs> sterminando le popolazioni, noi abbiamo un grosso vantaggio, che è quello di uh, ricrearla da zero, ex novo, in base alle strutture che costruiamo noi. Quindi la growth è di più facile gestione in questo modo. Allora, il vero problema è loro, a Odessos, che cazzo hanno? Io dovrei fare un altro, un altro turno di replenishment qua. Mettiti dentro qua così, così mi fai di tre. Perché in realtà il tempismo è tutto raga eh. Qua cosa possiamo reclutare? I Ronfai Foroi, Tracchioi Peltastai, Peltasti della media che non sono affatto male. Ma quello che volevo capire io è: Quei Peltasti. Peltasti nobili là, mi sa che sono proprio, so proprio unità loro. Noi non possiamo mica reclutarli, sai. Fammi vedere se non ce li abbiamo da qua. Vabbè, qui proprio non c'è una mazza. Questi fanno proprio schifo. O stanno adesso. F. Vai un attimo in traccia. Fammi. Oh! Raga! Questa è nuova come features. Non c'era. Possiamo... Oddio, sì! Possiamo reclutare Crateros e Seleuco. Oddio che figata! Ma non c'era questa quando l'avevo giocato l'altra volta. Ma dai! Spicy. Ma noi non abbiamo dei semplicissimi Tureo Spears. Cratero, sconosciuto come il più grande, talentuoso e leale di tutti i generali di Alessandro. Non ha mai raggiunto la grandezza alla quale era destinato. Wow, ma wow, ma wow, ma wow, ma wow. Che figata. Tutti nello stack di Alessandro, ma non c'ho i soldini per reclutarli. Quindi, sai cosa ti dico? Fammi prendere una picca. Noi abbiamo problemi di cibo, non ci interessa, ignoriamo pienamente questa cosa. Ma scusa una cosa, qui cosa cazzo? 1749. Allora, blocca un attimo. Fammi la caserma. Fammi la caserma qua. Tu, se non puoi reclutare lui, recluta un agriano, che va bene, va bene comunque. Sono, credo, unità a cavallo, penso di sì. Oddio, è nuova questa Fichus. È nato audace, ok. Allora, noi abbiamo abbastanza. Noi abbiamo abbastanza per muovere. andiamo ad Anteia Naiso sappala subito no 256 è un sintagma. mi sa che sai che quello è o un picchiere o un portatore di scudo mi viene da pensare a portatore di scudo a sto punto 20 unità di compagni micchia Bene. Stermina. Vai che ha skillato anche Festaus. Ha skillato anche Festaus. Strategos Spear. ti prendi il tiro, ti prendi questi. Bene. Ok, l'ultimo punto è Odessos, allora. Allora, ad Anteia dobbiamo fare assolutamente la riparazione del porto. Ok. Poi, io andrei a farmi una loca lagora per il furion, ok? E la seconda loca lagora a quel punto lì la terrei o per la palestra o per la sclepion. Mentre invece il porto sia di Anteia sia della città sopra li facciamo per il cibo. Quello ha già il porto commerciale di livello 2. Che però è loro, dovrei convertirlo. Um... Noi non abbiamo il tempio in questa provincia. Devo fare il tempio. Devo fare il tempio bene. Ok. Ma che figata! Prima dei persiani non sarebbe meglio occuparsi di Sparta. Ma finché mi è alleata? Cazza! Hai detto cazzo! Ti manda festione se hai detto cazzo. Ti piacciono i gatti, ovviamente. Militaria access. il non aggression. Uh, col non aggression, addirittura. Mi dà possibilità alta. Bene. Tempio, tempio My ancestors have spoken well of you, and so we offer a treaty. The worthy make the best friends. Our merchants seek AMORE mio. Zizzulo! Mi dai l'alleanza difensiva, no sei stronzo! Allora. Non aggression pact. Molto bene. Molto bene. Oh, 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 oh. È fottuto. È fottuto. 59 Non dovremmo perdere nessuna unità E allora no E allora no E allora no E sale l'imperium Molto bene Molto bene Molto bene Gli schiavi Subito Tu Cibo inizia a farmi l'anfiteatro ripara questo porto usti 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 molto bene molto bene molto bene non abbiamo cibo ma devono portare pazienza creperanno un po di fame mi sembra più che giusto possiamo emanare un editto allora in teoria dovrebbe essere sotto il nostro controllo no Attenzione, è passato alla Macedonia Nobility eh, e Atene è passata insomma, a Topilakes, Cazzo. L'ordine pubblico è di 7, possiamo mettere l'editto del Party Loyalty. Passiamo all'editto del Party Loyalty. E per vedere quale unità però devo andare a Pella, eh. Devo andare a Pella. Dimmi che non mi è morta la cavalleria, ti prego. Mi è morto anche un portatore di scudo, mi è morta la Ieraile. Ma che palle, ma che palle, ma dai, beh, da un lato. Cioè vuoi passare nei miei territori? Perché vuoi passare nei miei territori, scusa? I set aside my sword to speak to you what warriors hang. Maffanculo. Ma allora, noi abbiamo fatto la prima missione. E abbiamo guadagnato 10.000 di bonus. La seconda missione è Old the Entire the Following Province. Bonus objective complete. Quali sono i bonus objective? Allora, la prossima missione è holdare almeno un insediamento nella provincia di Asia, Galazia e Cappadocia. Ma devo uno in ognuna delle tre? O basta uno in una di queste tre? Allora, fai una roba. Tu vai a ammazzare questi. E via, fuori dalle balle. Non dovrei aver perso niente, infatti. Sterminati. Molto bene. Inizia a scendere giù. E Festhaus... Stai vicino al tuo, al tuo amore. Adesso... Noi possiamo prendere... Eastern Veteran poi direi macedonian veterans e campo e movement range e festione invece lui ha preso ti prendi anche te il night commander e inizi già a prenderti il ferocious warrior e tu inizi a prenderti inizi a prenderti in military conscripto. Ok. Oltre a questo, tu hai skillato, allora ti prendi il quartermastro. Eh questo però è livello 3. Prendiamo già il livello 2 di questo, il primo cosa mi dà from industry local direi vai a prenderti il bonus alla cav in questa provincia noi abbiamo possibilità di reclutare cose no ma è festione e non è che solo i festione può reclutare i compagni no allora noi dobbiamo ricreare in toto questa armata perché abbiamo perso tutte le cavallerie le cavallerie a noi conviene reclutarle a pella perché a Pella possiamo fare il War Horse Course che ci dà il più 1 di Experience e il meno 4 al Recruitment. Ok? Noi abbiamo bisogno del Copper per fare il livello 3. Il Copper chi cacchio ce l'ha? Il Copper ce l'hanno gli RDA. Noi con gli RDA ci commerciamo. will have me listen Noi con loro ci commerciamo. Allora, io direi: mi fai anche qua un porto commerciale. Poi direi. Bonus alle, al Garrison, morale alla difesa in questa regione. Direi che potrebbe essere un bel investimento. Più che altro perché la traccia confina con i Geti, confina con Sigindun, confina con del, no, sì, con del Minium, confina anche con gli RDI. Se questi un giorno decidessero di attaccarci, cosa che non è totalmente da, da escludere, perché, perché se noi andiamo a vedere i modificatori dell'ordine pubblico, noi abbiamo un meno 25, che è la nostra spada di Damocle. Perché il 15 di Cultural Adversion non ce lo leveremo mai? Sono di un'altra cultura quindi ci odieranno di base. E l'espansionismo continuerà ad aumentare perché noi dobbiamo andare ad est. Quindi in, prima o dopo questi romperanno l'alleanza, romperanno i trattati, ci attaccheranno. Bisogna convertire Filippopoli, hai ragione. Bravo caro, e noi facciamo anche lo slave trader. E andiamo a fare il Furion. E andiamo a fare questo. No. Questo lo andiamo a fare di qua. Ci conviene. Così almeno sfruttiamo il bonus dei cavallini. E Zizzli. 6, 6, 5. Direi che va bene. 3008 è tutto. Allora mettiti in risparmio energetico. Tu non puoi metterti in risparmio energetico perché sei un Efest house. Oh, Inizia a scendere di qua. Passiamo il turno. Sto bene, grazie. Sono appena arrivato e vedo subito recuperarmi la diretta, bella Davide. Ciao Samu. Ciao Samu. The hungry dogs are all around. The wise man and looks for shield brothers. Beh. What say you? Beh. 1400 guadagnati anche dal non aggression con gli RDA. Bene. Anaisos, potresti potenziare la risorsa? Sì, vero. Vero, però noi adesso abbiamo un problema. Okay. In questa provincia. Ci potrebbe servire un dignitario. Questo mi dà un bonus alla conversione culturale. Ne reclutiamo uno qua. Questi fanno abbastanza schifo. Ne recluti uno qua. Poi tu mi recluti Due upkeep Tre attack range. Però solo per le siege weapon. Più 8 unit experience, questo è cazzuto. Costano, ragazzi. Eh? Allora, adesso torniamo qua. Andiamo a vedere. Allora, Crateros è un etarioi, ok? Quindi è cavalleria da 100, però non da 200. Uh, Seleuco è un basilicoi paspisti quindi sono lanceri sono lancieri d'elite sono portatori di scudo che faccia da pirla che ha Seleuco però wow. una minchietta selvatica Seleuco eh? qua quanto ci vuole? 5 turni di sofferenza dobbiamo avere noi iniziamo a prenderci. Lasciamo uh, il gymnasia. Oppure no, noi potremmo fare la land reclamation. Andiamo anche un po' sul civile, raga. Ma che a Roma? E a Roma? E a Roma, è a Roma. Ma a Roma? Aroma. predisporci adesso per creare l'esercito per invadere la Lidia, perché senza la Lidia è un problemino. Qui tu mi fai un bell'altare di Ares, tanto per gradire. Inizia a farmi anche l'olosideros Barrax. Tu vai qua, tu ti metti a spreaddare e tu spreddi di qua. E siamo saliti a 4.200, molto bene. Tu e Fest House, perché qua abbiamo 9 di malus di ordine pubblico a pella? 9 dagli eventi. Meno 4 di fazione. Sì, ma per l'acquedotto, raga, eh, dobbiamo avere lo slot. Questi sono in guerra con i dalmati. passa pure nelle mie terre. Ciao Alfurius. Ooh together our invincible. The world will tremble before our collective might. La prendo la defensive alliance fan cooler. At your Fan cooler. 4003. Allora, tu inizi a reclutare Crateros e inizi a reclutare Seleuco. Prossimo turno recluto la spia, adesso volevo già reclutare i miei compagni di bevute. Scozzamento. Dai, ci media che c'hai un roster che è formidabile Eh vabbè, ma che sfiga però. Ma che sfiga la piaga. potremmo fare il jeweler però se faccio il jeweler non posso fare la spia non posso andare a rubare ma è anche vero che un turno ho pronto il fishing port quindi a posto quindi a posto Perfetto. Ma scusami, adesso che ho reclutato loro... Oh... ne posso reclutare soltanto uno, ok? Però scommetto che se lo faccio con lui posso reclutarli anche qua. Ah no, ok. Perfetto, perfetto. Ma magari nel prossimo turno però possiamo, sai? Vai dentro qua, che riduci a tre. Il cibo e Festione, stai sempre vicino al tuo signore padrone. Andiamo avanti. Adesso dovremmo aver ristabilito il problema del cibo. Io tra direi Lepiro e Sparta tanto non servono. Però è anche vero che ci rallenterebbe, capisci? Questi intanto per adesso commerciano con noi e ci danno soldini. Capito? Io Sparta la volevo lasciare proprio come ultimo... Il Pireo. Pentere. Pentere come ultimo livello. Eh, noi possiamo appare il Pireo. Però queste non sono le massimo che possiamo avere noi. Eh? No, in realtà sì. Allora possiamo appare il Pireo per la flotta. Allora tu inizi a prenderti il Champion e prenditi anche il Paragon. Okay. adesso questi hanno la piaga e c'è poco da fare qua dobbiamo fare un acquedotto assolutamente questo ci toglie il banditismo noi possiamo fare allora aumenta lo squallore. No, il primo tire non ci aumenta lo squallore, quindi in realtà possiamo farlo. Trained slaves, 5 di banditismo aumenta questa cosa, eh? L'ultimo tire, questo non aumenta il banditismo. Ci fa guadagnare sensibilmente meno, ma non aumenta il banditismo. 12% dalla cultura, ma ci leva il malus del 10% da tutto il commercio. Io andrei a fare lo slave trading. No, investiamo nel Pireo. Investiamo nel Pireo. Per quanto riguarda i tradimenti, non sarebbero poi così male da fare i tradimenti. No, allora, fai una bella cosa, recluta con questo. Che tanto... Noi quante picche abbiamo? Ne abbiamo solamente due. Recluta un cialcaspide. Dimostrati, Thais, sono gli agenti questi. come tecnologia io direi questa è la party loyalty a proposito di party loyalty dobbiamo stare attenti a questa cosa ciao simo mi dà più denaro ma il 6 per il 6 di banditismo è tantissimo eh Capito, perché se sei di banditismo non è che ti fa guadagnare meno da una struttura sola, ti fa guadagnare meno da tutta la provincia. Attenzione. E noi in questa provincia non abbiamo solo quella risorsa lì. Eh. Anche a questi non dirmi che mi schiatano per la, per la pestilenza. Eh. Porca troia. Capisci? Qua dobbiamo vedere una roba. Politi ed Eugenei dobbiamo aumentare noi. Politi ed Eugenei questo aumenta. La second class citizen. 05, prima, seconda, terza classe. 07, prima e seconda classe. Ci conviene fare questo. 0,7, prima, seconda classe. Cosa sono i Kleitos Malas? oh ma ci sono delle unità nuove raga eh. cazzo sono i kleitos maglas? non li conosco mica io figa figa dai deve finire sta piaga però deve finire sta cavolo di piaga Lo so, Kleitos Malas, ok, ma voglio... Clito il ne... Ah! Common Modern Operation, che cos'è Troschimer? Non lo conosco. Non lo conosco. Ma vuoi vedere che se aumento... Il peste salonico... Oh cazzo, levati dalle palle tu, Cribio. Minchia questi mi crepano. Questi qua mi crepano. Allora... Qui abbiamo degli etarioi che abbiamo perduto. Noi qua abbiamo i mistoforoi, atticoi, peltastai. Ha fatto il, il cavallificio qua? No. Fammi il warhorse curse. Bel problema questo, eh. Fai una bella cosa. Inizia a spostarti in una regione dove la sanitation è positiva. Basta, taste, e stai di qua di qua tu dovresti poter reclutare i peltasti della media perché sì sarò molto lucente perché ho la, la porta finestra del balcone qui alla mia destra non ho abbassato la, la, la tapparella e quindi entra dentro tutto il sole e il sole macedone mio signore è il sole macedone gli ultra del cska di sofia vogliono adottarmi olimpia no è mia olimpia è mia ah questo alza la sanitation alza la sanitation nella region 5, 3. Oh, ma ti curi però, tu porca puttana, dai. Vai dentro qua ad Atene, vai a farti un bagno ad Atene che puzzi, poi Efestione non ti vuole più. Allora, intanto con Efestione possiamo reclutare. Fammi controllare una cosa. 18, 12. Bene. Noi potremmo... Oh, L'erede aspettiamo. Non ci possiamo sposare neanche ancora. No, i carretti del piacere non ce li abbiamo mica con Alessandro. Eh. Stai vicino a questa città qua tu. Non puoi manco reclutare un cazzo. Costa tutto così tanto. Ah beh non ci abbiamo soldi Giustamente vai dentro qua va. Vai a risparmiare Nuova unità di Ciped Cazzo non, non ci ho fatto caso Carlo, onestamente però ne, no, non siamo medici. Cioè, se hai preso la tachipirina e non, scende, e non scende la febbre ti consiglio di andare dal medico. Non improvvisate su queste cose, raga. Ok, Larissa. alla rissa possiamo fare il consacrated ground che ci dà anche un pochino di sanitation lui si è lavato si sì! si è lavato mio signore si è lavato aspetta puoi reclutare cose tu si sì, abbiamo antigono e, ne e nearcos prendiamoli tutti cos'è nearcos è un ispaspista questo è uno plitello. E oh, la madonna, raga, i compagni, i compagni di merenda ci abbiamo qua. Mamma mia. Mamma mia. Yes! Che bella questa che mod. Mi piace un sacco. Mi piace. È bellissima questa cosa. io ti direi vai, vai dal medico ti direi vai dal medico non improvvisiamo detto questo ragazzi noi per oggi ci fermiamo qua io devo dire che ho un entusiasmo altissimo per questa serie perché questa <coughs> nuova meccanica dei generari reclutabili come unità e non come uh, come si dice uh, robe qui ma quindi scusa fammi capire una cosa Vuoi dire che mano a mano che li recluti tu li togli alle altre famiglie? Funziona così? Sarebbe fighissimo. Perché in quel modo potremmo esploitare anche quella roba là. Ah! Detto questo, signori, noi ci vediamo questa sera alle ore 21 sulla piattaforma viola perché c'è l'ultima puntata di Europa Universalis 4 con le Custom Nation. Ultima puntata, si segue per forza ci sarà anche il giveaway eventualmente il bingo con giochi in paglio lunedì sera ragazzi abbiamo regalato un tripla abbiamo regalato al vincitore del bingo um, far cry 6 quindi tanta roba motivo in più per abbonarvi alla nostra sulla piattaforma viola e partecipare ai nostri giveaway che sono sempre uh, riservati ai nostri ciccioli abbonati detto questo per quanto riguarda questa campagna direi che possiamo continuarla domani per quanto riguarda Attila volevo chiarire una cosina allora raga ehm, secondo me non ha più senso continuarla quella di Belisario ormai è vinta non, non c'è più sfida mm, veramente non c'è più sfida e mm, quindi direi la chiudiamo lì è stata una bella campagna possiamo dire che l'abbiamo vinta senza problemi, perché tanto è solo questione di tempo. Ehm, oggi pomeriggio, no, non oggi pomeriggio, domani pomeriggio uscirà anche l'episodio di Mitridate. Ieri è uscito Mitridate qui sul tubo, andate a guardarlo, lasciate tanti like e tanti commenti anche sotto questa live, perché se non commentate, raga, mi incavolo come una biscia. Non vi costa nulla e a noi cambia tantissimo. Se non lo fate perché ci volete male, palesemente. Volete male al povero Alessandro, poi con i Festione, tutti questi casi di qua, dai, lo sappiamo. Noi ci vediamo stasera alle 21. Ciao belli.